sono io. Allora, se mi vedete vestito uguale al video precedente, perché li sto registrando in un, sto registrando più video in un giorno in modo da portarmi avanti, perché magari non posso, ad esempio domani ho tantissime cose da fare e quindi mi sto portando avanti ora. Allora, oggi farò il video dei top e flop di novembre. Allora, premetto che io lo sto facendo ora questo video perché compro le cose a inizio mese, in modo che così posso utilizzarle per tutto il mese e posso provarle, semplicemente per questo motivo. Allora, iniziamo subito con un prodotto di Avon che avevo comprato tempo fa, tipo 2 mesi fa circa. E avevo comprato, allora vi faccio vedere il prodotto in questione, che è questo qui, il tonico della Avon Naturals Herbal, che di naturale non c'ha ben niente. E avevo comprato anche una crema, mi pare giorno, simile, cioè della stessa linea, però a gusto diverso, diciamo gusto. E, in pratica, la cosa negativa di Avon è che comunque, cioè, gli ingredienti, vabbè, a parte che sono quelli che sono. Però quando non ce l'ho qui la crema, se no ve l'avrei fatto vedere, ho aperto la scatolina per usarla, per usare la crema. Nel coperchietto di sopra c'era scritto a caratteri cubitali che contiene una sostanza che è dannosa per la pelle, adesso non ricordo il nome, però chi magari l'ha acquistata di questa linea, chi l'ha magari acquistata me lo scrive giù nei commenti, perché non mi ricordo il nome. Dannosa per la pelle, infatti sono andata a cercare questo componente chimico su internet, giusto per avere un'idea magari. Ho scoperto che questo componente chimico, cioè se voi sfumate la crema, può causarvi dei problemi, e se esposta alla pelle, se vi esponete al sole, cioè può addirittura causarvi delle macchie, cioè problemi non da sottovalutare assolutamente. Quella crema l'ho pagata 5 euro. Infatti questo qui, questo tonico, non l'ho neanche utilizzato, perché ho letto che i prodotti che con quel componente chimico devono essere specificati. Lì era specificato e qui no. Però comunque sono un po' restia a provarlo, perché sinceramente non vorrei trovarmi con la faccia bruciata, con delle macchie, soltanto per un prodotto. Quindi lo userò per pulire i mobili, lo userò per qualcos'altro, ma di sicuro non lo metterò sulla mia pelle. Poi passiamo a un olio per capelli sempre di Avon, che è questo qui, mi pare che ve ne ho parlato già, che è il Supreme Oil, spray nutriente, 2 fasi per tutti i tipi di capelli. Infatti, se vedete, è a 2 fasi, va mescolato e poi spruzzato sui capelli. E questo qui ce l'ho già da un mese e mezzo, e lo uso soltanto quando faccio lo shampoo, perché faccio lo shampoo, pettino, le asciugo un po', poi spruzzo questo olio, cioè lo utilizzo anche per pettinare i capelli, poi asciugo un po' i capelli, spruzzo e continuo ad asciugare, e a parte che l'odore pare di sia, comunque lascia i capelli morbidi, lucenti, è fantastico questo olio. Mi pare che l'ho pagato 5 euro, però non so se adesso costi 7. Questo è promosso. Poi passiamo a uno shampoo, che è questo qui della Splendor. Di sicuro non è lo shampoo più sano che esista, però diciamo che mi trovo bene. Mi ha molto accentuato i riflessi rossi dei capelli. Questo qui è Fiori e Bacche di Libes, ed è per capelli spenti e trattati. È veramente buono. Non so come mai, ma la particolarità, non tutti gli shampoo che ho provato ce l'hanno, di lasciare i capelli talmente morbidi che volendo potrebbero anche non aver bisogno del balsamo. Il prezzo di questo qui è di 1 euro e qualcosa, dipende gli sconti, le offerte, e mi trovo veramente benissimo. Ho provato anche quello alla camomilla ed è fantastico, peccato che non lo trovo più. Poi passiamo a un altro prodotto che ho comprato sempre da Avon. Sto cercando di smaltire i prodotti da Avon, perché comunque ora proverò delle cose dell'azienda con cui lavoro, quindi sto cercando di smaltire. Questo qui, che è un balsamo per dormire, diciamo, un balsamo notte serena, si chiama Sleep Therapy. Questo balsamo è di
10 ml e non saprei dirvi a che odore ha. Solo dirvi che puzza da morire. Infatti io l'ho utilizzato veramente pochissimo. In pratica è un balsamo da massaggiare sia sulle tempie che sui polsi per garantire, cioè per conciliare il sonno, però veramente non è impossibile da usare, un odore orribile, veramente orribile. E inoltre c'era anche lo spray da spruzzare sul cuscino, ma non lo prenderei neanche se mi pagassero. Questo qui non saprei neanche come utilizzarlo perché ho svuotato il barattolo e lo utilizzo per qualcos'altro, perché non ho la più pallida idea di come utilizzarlo. E poi passiamo all'ultimo prodotto, che è questo qui, che è una crema, una lozione della mia officina toscana. È un balsamo, una lozione bio. Infatti, se vedete gli ingredienti, c'è acqua, rosmarino, salvia, glicerina, insomma cose non nocive per i capelli, ed è una lozione ricci morbidi. Questo qui, i prodotti di questa marca sono abbastanza costosi, però vi assicuro che sono buoni. L'odore non è dei migliori, cioè sa tipo di bava di un'umaca, però nonostante tutto l'effetto che lascia, il bel effetto che lascia ai capelli è veramente ottimo, ho provato. E niente ragazzi, questi erano i miei prodotti top e flop. Se ne avete altri, scrivetemi giù nei commenti se mi volete consigliare qualcosa. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!